Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Quest'oggi, cari fratelli e sorelle, vorrei farmi interprete del grido che sale da ogni parte della terra, da ogni popolo, dal cuore di ognuno, dall'unica grande famiglia che è l'umanità, con angoscia crescente. È il grido della pace. E il grido che dice con forza: vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e donne di pace, vogliamo che in questa nostra società dilaniata da divisioni e da conflitti scoppi la pace, mai più la guerra, la pace. Mai più la guerra. La pace è un dono troppo prezioso che deve essere promosso e tutelato. Vivo con particolare sofferenza e preoccupazione le tante situazioni di conflitto che ci sono in questa nostra terra, ma in questi giorni il mio cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in Siria e angosciato per i drammatici sviluppi che si prospettano. Rivolgo un forte appello per la pace, un appello che nasce dall'intimo di me stesso. Quanta sofferenza, quanta devastazione, quanto dolore ha portato e porta l'uso delle armi in quel martoriato paese, specialmente tra la popolazione civile e inerme. Pensiamo quanti bambini non potranno vedere la luce del futuro. Con particolare fermezza condanno l'uso delle armi chimiche. Vi dico che ho ancora fisse nella mente e nel cuore le terribili immagini dei giorni scorsi. C'è un giudizio di Dio e anche un giudizio della storia sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire. Non è mai l'uso della violenza che porta alla pace. Guerra chiama guerra. Violenza chiama violenza. Con tutta la mia forza chiedo alle parti in conflitto di ascoltare la voce della propria coscienza, di non chiudersi nei propri interessi, ma di guardare all'altro come ad un fratello e di intraprendere con coraggio e con decisione la via dell'incontro e del negoziato, superando la cieca contrapposizione. Con altrettanta forza esorto anche la comunità internazionale a fare oggi sforzo per promuovere senza ulteriore indugio
iniziative chiare per la pace in quella nazione, basate sul dialogo e sul negoziato, per il bene dell'intera popolazione siriana. Non sia risparmiato alcuno sforzo per garantire assistenza umanitaria a chi è colpito da questo terribile conflitto, in particolare agli sfollati nel paese e ai numerosi profughi nei paesi vicini, agli operatori umanitari impegnati ad alleviare le sofferenze della popolazione, sia assicurata la possibilità di prestare il necessario aiuto. Che cosa possiamo fare noi per la pace nel mondo? Come diceva Papa Giovanni, a tutti spetta il compito di ricomporre i rapporti di convivenza nella giustizia e nell'amore. Una catena di impegno per la pace unisca tutti gli uomini e le donne di buona volontà. È un forte e pesante invito che rivolgo all'intera Chiesa Cattolica, ma anche estendo a tutti i cristiani di altre confessioni, alle uomini e donne di ogni religione e anche a quei fratelli e sorelle che non credono. La pace è un bene che supera ogni barriera, perché è un bene di tutta l'umanità. Ripeto a voce alta, non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto, quella che costruisce la convivenza nei popoli e tra i popoli, ma quella, la cultura dell'incontro, la cultura del dialogo. Questa è l'unica strada per la pace. Il grido della pace si levi alto, perché giunga al cuore di tutti e tutti dispongano le armi e si lascino guidare da un anelito di pace. Per questo, fratelli e sorelle, ho deciso di indire per tutta la Chiesa il 7 settembre prossimo, vigilia della ricorrenza della Natività di Maria, Regina della Pace, una giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero. E anche invito a unirsi a questa iniziativa nel modo che riterranno più opportuno i fratelli cristiani non cattolici, gli appartenenti alle altre religioni e gli uomini di buona volontà. Il 7 settembre, in piazza San Pietro, qui, dalle ore 19 alle ore 24, ci riuniremo in preghiera e in spirito di penitenza per invocare da Dio questo grande dono per l'amata nazione siriana e per tutte le situazioni di conflitto e di violenza nel mondo. L'umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di sentire parole di speranza e di pace. Chiedo a tutte le chiese particolari che, oltre a vivere questo giorno di digiuno, organizzino qualche atto liturgico secondo questa intenzione. A Maria
chiediamo di aiutarci a rispondere alla violenza, al conflitto e alla guerra, con la forza del dialogo, la riconciliazione e dell'amore. Lei è madre, che lei ci aiuti a trovare la pace. Tutti noi siamo i suoi figli. Aiutaci, Maria, a superare questo difficile momento e ad impegnarci a costruire ogni giorno e in ogni ambiente un'autentica cultura dell'incontro e della pace. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Cari fratelli e sorelle, ieri a Bucarest è stato proclamato beato Vladimir Ghica, sacerdote diocesano nato a Istanbul e morto martire a Bucarest nel 1954. Domani invece a Messina avrà luogo la beatificazione di Antonio Franco, prelato ordinario di Santa Lucia del Mela, vissuto tra i secoli XVI e XVII. Rendiamo grazie a Dio per questi esemplari testimoni del Vangelo. Oggi in Italia ricorre la giornata per la custodia del creato, promossa dalla Conferenza Episcopale. È molto bello il tema di quest'anno: la famiglia educa alla custodia del creato. Attraverso di Maria, il Signore ci fa sentire la sua tenerezza. Ci uniamo oggi a tutti i fedeli di Siracusa nella ricorrenza del 60° anniversario delle lacrime della Madonna. Saluto con affetto tutti i romani e i pellegrini presenti. In particolare i giovani di tanti paesi del mondo. Impegnatevi a conoscervi, a confrontarvi, a fare progetti insieme. Questo costruisce un futuro di pace. Saluto le famiglie dell'Azione Cattolica di Malaredo e Rivale, le suore di San Giuseppe dell'Apparizione, la Pia Società San Gaetano di Tiene. Saluto i fedeli della Valle di Scalve, di Recigliano, Albano, Sant'Alessandro, Cairano di San Marco, Padova e Marradi, il gruppo ACLI di Tolmezzo, l'Associazione Nazionale Carabinieri di Pontedera, il coro di Taviano, i ragazzi di Cellarino, Sevio, Gandino e Matera. E oggi ci andiamo con questo desiderio di pregare per la pace. E vi aspetto
prossimo sabato alle 19. A tutti auguro buona domenica e buon pranzo. Arrivederci.